Thank you.
super distacca. Città di Acireteno, benvenuto, Monsignor Casarolo, Cardinale Casarolo, Eminenza Reverendissima, a nome della città di Acireteno che ho l'onore di rappresentare e vecchio di porgere il benvenuto nella nostra città. La sua visita ci qualifica e ci commuove, arricchendoci di maggiore fede e cristianità. È con viva emozione che la frazione di Aci San Filippo e i catenoti tutti accogliamo l'eminenza sua, venuta a festeggiare con noi San Filippo da Gira. Grazie, Eminenza Reverendissima. Grazie anche a coloro che per tale risultato si sono prodigati. Il prevosto parroco, Don Giuseppe Catalano, il vice parroco, Don Alessandro Di Stefano, e il nostro vescovo, Monsignor Giuseppe Malandrino, che, con mano sicura, guidano questa nostra comunità religiosa. Grazie anche al Comitato dei Festeggiamenti per il lavoro operosamente svolto, senza il quale questa festa non sarebbe tale. Grazie soprattutto a voi, catenoti di Aci San Filippo, per la devozione e l'impegno nel festeggiare in San Filippo da Gira. Grazie, Cardinale Casarole, grazie concittadini tutti. Nel contesto di questi magnifici festeggiamenti in onore di San Filippo, mi corre l'obbligo portare a lei il saluto di tutto il Consiglio Comunale che ho l'onore di rappresentare e quello mio personale. Il nostro comune e in particolare la popolosa frazione di Aci San Filippo sono veramente grati e onorati della presenza del grande sacerdote e del grande tessitore di molti eventi storici che hanno coinvolto le sorti del mondo cristiano negli ultimi decenni, durante il sottosegretariato di Stato da lei condotto in Vaticano. Siamo felici e lo diciamo con la massima sincerità che Sua Eminenza ha accettato di venire in questo ridente territorio, anche se molti sono i contrasti e le tensioni socio-economici del momento. Un territorio ricco di potenzialità che ognuno di noi si prefigge di far emergere, creando e offrendo il più possibile a tutti i cittadini le opportunità di sviluppo economico-sociale. Voglio augurarmi che questo evento storico per il nostro comune possa essere motivo di sprone per tutti noi per servire sempre più e meglio i cittadini che ci hanno onorato di rappresentarli con onestà, con umiltà e con lo spirito di sacrificio, sempre e all'insegna di quanto noi cristiani abbiamo appreso dall'insegnamento di Gesù Cristo. Un grazie devo rivolgere anche a questa parrocchia, al suo parroco Don Giuseppe Catalano, al suo vicario Don Alessandro Di Stefano, per aver dato un'opportunità al nostro comune di tenere alto il suo nome per un evento così bello e importante, per aver cioè invitato Sua Eminenza Reverendissima Cardinale Agostino Casarole. Grazie. Viva Acireteno, viva Aci San Filippo, viva il Cardinale Casarole. Vostra Eminenza, Aci San Filippo in festa per rendere onore al suo patrono le dà il benvenuto. La sua presenza qui in questa parrocchia di periferia è un evento già segnato nella storia di questo paese della provincia di Catania, di questa comunità parrocchiale. E pensare che questa parrocchia nel lontano 1570, cioè 427 anni or sono, fu proclamata dal vescovo di Catania, Monsignor Antonino Faraone,
Totius Acis Mater et Caput, matrice e capo di tutte le altre chiese del territorio di Aci. Oggi la presenza di Vostra Eminenza fra di noi ci fa rivivere per un attimo lo splendore e l'importanza che la nostra parrocchia ha avuto nel territorio delle nove Aci nel corso dei secoli. Splendore e importanza che gli eventi storici hanno trasferito altrove, dove le direttrici dei traffici commerciali e le attività speculative hanno trovato terreno più fertile. Il popolo di Aci San Filippo invece rimaneva legato alle sue tradizioni locali e alla sua forte fede religiosa. Tutto questo l'ha relegata a un ruolo sempre più marginale e di totale abbandono al suo destino di piccola parrocchia di estrema periferia, nonostante la presenza nel suo territorio di importanti vestigia e scavi archeologici di strutture risalenti all'epoca romana. E ciò fino agli anni Ottanta, agli inizi degli anni Ottanta, quando forti spinte speculative nel settore dell'edilizia hanno fatto sì che il territorio di questa frazione diventasse preda di una dissennata politica urbanistica, facendo esplodere nel breve periodo di un decennio un incremento demografico spaventoso fra i più alti di tutta l'Italia. Incremento che oggi, anche se fortemente rallentato, non si è ancora fermato. Ha proiettato il paese da poco più di 1800 anime a circa 9000 abitanti, senza le più elementari strutture sociali che possono consentire le forme più semplici di aggregazione e di integrazione con i nuovi arrivati. La nostra parrocchia, con i suoi scarsissimi mezzi a disposizione, con i gruppi di giovani, degli adulti e degli anziani di Azione Cattolica, rappresenta l'unico punto sano di aggregazione. Il confluire in questo paese di gente diversa, di diversa provenienza e della più disparata estrazione sociale ha fatto sorgere nuovi e grandi problemi fino a pochi anni or sono sconosciuti alla gente del luogo, tutta dedita al lavoro e alla famiglia. L'impatto è stato drammatico e difficile e traumatico. Questo tempio, grandissimo e maestoso, non riusciva ad attirare neanche la curiosità dei nuovi immigrati. Erano loro che erano e sono lontani da Dio, oppure era ed è la parrocchia, la chiesa, a non saperli accogliere? Un interrogativo inquietante. Si è sentita quindi la necessità di correre ai ripari. Nel 1994, per volontà del nostro parroco Don Giuseppe Catalano e del suo instancabile e tenacissimo vicario Don Alessandro Di Stefano, si è aperta una grande opera missionaria che ha dato e continua a dare i suoi frutti. La Chiesa ha aperto le sue porte verso l'esterno. È andata a trovare tutte quelle persone che ancora sono sensibili alla voce di Cristo. Per mezzo dei missionari li ha chiamati. Sono venuti in tanti e il fermento è cominciato. Ma con esso viene a scoprirsi quanta sofferenza, disagio e anche disperazione regna fra tanta gente. La sofferenza delle persone sole e degli anziani che non hanno un punto di incontro, il disagio di molti ragazzi e giovani che non trovano gli strumenti necessari per la loro crescita interiore, divenendo sempre più facile preda delle devianze, la disperazione di chi non riesce a trovare un lavoro o di chi lo ha già perduto.
le attività produttive ridotte a zero ed è un'economia agricola predominante in questo territorio, ormai in completo abbandono per la crisi endemica degli scambi commerciali interni e internazionali del settore. Nulla offre questo paese. I suoi nuovi abitanti non sono ancora riusciti a tagliare il cordone ombelicale che li tiene uniti ai loro luoghi di origine. Aci San Filippo dunque, da piccolo ma importante centro agrumicolo, attivissimo, a grande dormitorio, immobile e carico di tutti i problemi sociali ed economici che esso comporta. Da qui la necessità dell'opera missionaria intrapresa ed i primi frutti si stanno già cogliendo. Da qui la necessità di una presenza forte, autorevole e degna di rappresentare l'alta gerarchia ecclesiale in questa parrocchia. La sua venuta qui, Eminenza Reverendissima, si è voluta per fare sorgere in tutti noi la speranza di una vita nuova, soprattutto per i giovani. Essi rappresentano la nostra speranza, sono il nostro futuro. A loro il 2000 non fa paura, non deve fare paura. Guai se fosse così. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vostra Eminenza ci porta il conforto della parola di Cristo. Lui è morto ed è risorto per salvarci dai nostri peccati. Noi viviamo con la speranza che vengono perdonati i peccati di coloro che hanno permesso lo scempio del nostro territorio e della nostra economia, di coloro che hanno permesso che anziché alleviarsi i problemi di questo territorio si aggravassero sempre più. Vogliamo credere e sempre più fortemente che il domani nostro e dei nostri figli diventi migliore, più roseo, vivendo in Cristo, nostro campione di vita. Grazie Vostra Eminenza per aver accolto il nostro invito. Grazie per essere qui in mezzo a noi. Siamo certi che la sua presenza qui, quale degno rappresentante del vicario di Cristo su questa terra, Sua Santità il Pontefice Giovanni Paolo II, successore di Pietro Apostolo, farà brillare sempre più intensamente quella piccola luce che l'opera missionaria ha acceso nei cuori di tutti noi e farla diventare un fuoco ardente di amore che riempirà di gioia i nostri cuori. Gioia che vogliamo trasmettere anche in forma ideale a tutti i nostri fratelli di Sicilia, ma soprattutto alle parrocchie delle nove ACI, ed insieme a loro intraprendere quel cammino di fede che ci porterà al Giubileo del 2000 e all'inizio del terzo millennio in nome di Cristo. Di questi bambini che desiderano che lei dica al Papa di continuare a pregare per i bambini che soffrono. Ma qual è la notizia che abbiamo richiesto? Che lui continui a pregare per la pace del mondo. Noi tutti i bambini ci uniremo alle sue preghiere. Un grosso bacione e un abbraccio da tutti i bambini di ACI San Filippo.
come farò per rispondere adeguatamente a tante parole che ho ascoltato? Comincerò a rispondere al rappresentante dei bambini, perché ha detto delle cose piuttosto facili. Dice di dire al Santo Padre di continuare a pregare per i bambini, specialmente, così ho capito, specialmente quelli che soffrono. Ed è molto giusto. Papa prega ogni giorno per tutti, naturalmente lui è il padre di tutti, ma prega in modo particolare per i bambini, perché sa che i bambini sono la speranza del domani, per la Chiesa, per la società, e specialmente se ci sono dei bambini che soffrono, ce ne sono tanti nel mondo, soffrono ingiustamente e alle volte soffrono veramente tanto, tanto, soffrono per la malattia, per la povertà, per l'abbandono. Ecco, in modo particolare per loro prego, io dirò anche i bambini di Aci San Filippo, anzi di Aci Catena in genere, perché non vorrei limitare solo a questa, la più importante frazione di Aci Catena, che continui a pregare. Poi dirò che i bambini si impegnano a pregare insieme a lui, non solo, ma si impegnano a pregare perché lui possa veramente agire in favore della pace. Questa è una cosa tanto grande, perché purtroppo guerre ce ne sono, e qualche volta sono guerre fatte sul serio, con dei morti, con dei feriti, con dei rifugiati, alle volte centinaia di migliaia, che vanno di qua di là sperduti, senza speranza, senza aiuto, molti poi bambini e più grandi soffrono la fame, l'abbandono, la malattia, sino a morire. Ecco, il Papa che fa questa azione perché la gente finisca di odiarsi e comincia ad amarsi un poco, e questo è il fondamento della pace. Allora io dirò al Santo Padre, ma sono sicuro già della sua risposta, e quindi state pure tranquilli che il Papa continuerà a fare. Poi ringrazio il signor Sindaco, veramente è stato per me un onore non soltanto venire in un'occasione così bella, ma ricevere un'accoglienza tanto cordiale, tanto generosa, veramente non credo di meritarla, però voi lo fate non a me come persona, lo fate a me come sacerdote, vescovo, cardinale, come qualcuno che è stato e continua ad essere vicino al Papa, quindi grazie non soltanto a nome mio, ma anche di tutti questi valori. E forse avete dovuto aspettare un po', io mi ero impegnato ad arrivare alle 11:30, e Don Alessandro, di cui è stato fatto un elogio così grande, prima aveva la preoccupazione, non arriviamo troppo presto, d'accordo, perché ci arriviamo troppo presto, non sono pronti, e dopo ha fatto in modo di farmi arrivare in ritardo, quindi facendomi fare una brutta figura con voi altri, ma non l'ha fatta apposta, non l'ha fatta apposta, l'ha fatto per essere sicuri che ci sarebbe stata tanta bella e brava gente, tanti bambini, così, un po' bianchi, un po' gialli, ma ho detto ai gialli che nella bandiera del Papa, sì, noi diciamo bianca e gialla, ma in realtà è argento e oro, quindi i gialli sono oro, ma anche l'argento vale qualche cosa, argento e oro. Grazie della vostra, tanti auguri, perché so che vi preparate alla prima comunione. Una persona così grande, di cui avete sentito il nome almeno, si chiamava Napoleone Bonaparte, che ne ha fatto di tutti i colori, perché ha fatto guerre, le ha vinte, ha costruito un impero, poi l'ultimo l'ha perso, ma insomma ha fatto tante cose grandi e ha cambiato la faccia dell'Europa. Ma diceva che il giorno più bello della sua vita era stato quello della prima comunione. Quindi anche per voi bambini quel giorno sarà e deve essere non il più bello, perché io spero che ce ne saranno altri altrettanto belli nella vostra esistenza, ma che sarà un giorno veramente molto, molto bello,
E se posso fare una richiesta, è che tra le tante preghiere che farete, papà, mamma, nonni, zii, cugini, amici, paese, ci mettiate una preghierina anche per questo cardinale, che sembra vecchio, sembra, ma non lo è, non lo è. Perché nell'anima e nel cuore conserva ancora la freschezza di quanto era bambino, come voi, che sono anni, tanti anni fa, ma è meglio non parlare di questo, eh? Sembra vecchio, ma non lo è, una preghierina anche per noi. E poi per la vostra comunità, il comune, la parrocchia, anche più in là naturalmente. E io non conoscevo, devo dire la verità, è una vergogna, ma non conoscevo ACI. L'avevo sfiorato così, avevo visto delle belle fotografie, ma non di più di tanto. E oggi per me è una cosa bella, che mi onora da una parte, ma mi fa anche piacere di essere in questa realtà. Però ho incominciato a sentire il presidente del Consiglio Comunale, i problemi socio-economici, che ci siamo. Sarebbe difficile che non ce ne fossero, perché ce n'è dappertutto. Ce ne sono anche nella città del Vaticano, ma non ditelo forte così. Quindi, poi è venuto il presidente dell'Azione Cattolica che ha spiegato un po' di più quali sono questi problemi e ha tracciato un quadro che veramente invita a riflettere, a meditare. Io vorrei essere un po' più ottimista nel guardare, non tanto al presente, perché il presente è quello che è, ma guardare al futuro. Io sono sicuro che specialmente grazie ai giovani di ACI San Filippo, ACI Catena e di tutta la zona degli ACI, di tutta la zona della Sicilia, grazie a questi giovani si può guardare al 2000 senza paura, perché sono giovani che hanno il cuore ardente, hanno coraggio e hanno anche buon criterio, capiscono, quindi si vogliono impegnare. E poi dopo di loro anche i bambini cresceranno così consapevoli di quello che è il loro dovere verso la propria famiglia, ma verso la propria comunità. Quindi coraggio, miei cari amici, io non posso promettervi niente, io mi sento, come si chiamano gli abitanti di ACI? Ah, perché dunque c'è Acesi e tutto Catenotti, ben Catenotti, no, non mi piace, abitanti di ACI Catene, ACI, insomma, Acesi mi piace di più, io mi sento un po' cittadino. Adesso non so scegliere con tante ACI che ci sono, certamente ACI Catena, che sono qui, ACI San Filippo, quindi continuerò a sentirmi un poco come concittadino vostro, con parrocchiano vostro, quindi seguirò con affetto non solo i problemi, ma soprattutto il lavoro per risolvere questi problemi. Però io più di pregare credo che mi sarà difficile fare. Comunque, insomma, vedremo un po'. Chi vivrà? Vedrà, intanto io faccio molti auguri e ripeto il mio ringraziamento per questa accoglienza tanto cordiale, anche solenne, perché solenne. Pareva che qui ci sono un tempo le guardie nobili del Papa, erano vestite più o meno così. Adesso le guardie nobili il Papa le ha lasciate andare, invece ad ACI Catena ci sono ancora così. Quindi molto solenne, ma soprattutto molto cordiale. Grazie proprio con tutto il cuore, vi porterò nel mio cuore e pregherò per voi. Arrivederci a domani. Domani non in piazza, ma alla messa. Oggi sarà anche la processione, mi pare, la sera, perché il vostro patrono merita non solo feste, ma soprattutto preghiere, molto più di quello che meriti. Arrivederci.
Thank you.
Mamma mia! Accogliamo con un canto, forza dai, accogliamolo con un canto. Accogliamo il cardinale con il canto del 2000 non ci fa paura. Allora, l'ho fatto anche tu, proteggi un po' la gente. Allora, quando ci mettiamo? Sì, io non lo E non avrai
Eminenza Reverendissima, l'invito che le ho rivolto ha un profondo significato ed è mirato. Con molta umiltà, e mi permetto, non è tanto per avere un cardinale in quanto tale, sarebbe magari un po' di fumo se vogliamo. Io quando ho pensato a lei e per 3 mesi gli ho fatto la corte, è perché tenevo molto a questo incontro con i giovani. La visita di Vostra Eminenza ad Aci Catena e nella parrocchia di Aci San Filippo è per noi come una visita del pastore. Le presentiamo quello che abbiamo. Da lei pretendiamo sostegno, coraggio e una parola che ci illumini. Come dicevo, non è tanto per invitarlo a pontificale, ma quanto per incontrare con noi, stare qualche giorno con noi, vedere la nostra situazione, le nostre angosce, le nostre gioie, le nostre speranze. Questi giovani che sono di Aci Catena, tutte le parrocchie di Aci Catena che sono 6, stiamo iniziando un cammino di unità, vivere esperienze i vari gruppi parrocchiali. E questa sera, venendo in questo luogo della parrocchia, c'è qualcosa di meraviglioso e di stupendo. Le terme romane che sanno di antico e i giovani che sono la speranza di domani. Non 2 cose che si contrappongono, ma che l'una ha bisogno dell'altro. Le dico grazie. E ci mettiamo in un atteggiamento di ascolto. I giovani stessi, come li dicevo, hanno coniato questa canzone e lo slogan che il 2000 non ci fa paura. Siamo fortemente convinti, giovani e meno giovani, che il 2000, se c'è il Signore nel cuore, non fa certamente paura. Grazie Eminenza, a lei i giovani di Aci Catena. Festa. E quindi faremo festa insieme a lei con le canzoni che conosciamo, con quello che abitudinalmente facciamo. Niente di straordinario, però siamo felicissimi di averla fra di noi con il berrettino della nostra festa, che peraltro vorremmo ripetere negli anni prossimi, con un altro slogan, qualche cosa che resti oltre i fuochi d'artificio, oltre il rumore delle bombe. Collocheremo questa festa dei giovani sempre all'interno dei festeggiamenti per il Santo Patrono e quindi contiamo di svolgerla ogni anno. Come diceva Padre Alessandro, le stiamo mostrando quello che siamo. Non abbiamo fatto le sceneggiate, siamo questi. Lavoriamo con grande difficoltà per condurre i giovani all'interno dell'azione cattolica. I giovani sicuramente di Aci San Filippo non sono questi, sono tantissimi più di questi. Però con questi vogliamo lavorare e stiamo iniziando con la missione, con Padre Alessandro, con Don Catalano, stiamo iniziando e stiamo lavorando sodo. Ecco, vorremmo, questi ragazzi hanno preparato anche, oltre ai canti, e qualche riflessione che vorrebbero fare assieme a lei. Quindi questo è il programma senza copione della nostra festa. Inizieremo a cantare, lei canterà insieme a noi, speriamo. Ecco, iniziamo con quei canti bellissimi che conosciamo. Oh, 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 oh
cane ruota, wow wow wow, vivi il momento che va, togli l'attimo adesso. Innamorati di questi luoghi, però adesso le stiamo presentando quello che di più bello abbiamo noi altri, la ricchezza più bella che abbiamo, i nostri ragazzi. Sono qua venuti per ascoltare soprattutto una parola che vuole essere di conforto, di forza, di sostegno a questo non aver paura per il 2000. Ecco, noi abbiamo difficoltà a ascoltare ancora tanti discorsi, tante parole l'una sull'altra. Siamo più intenzionati a fare le opere piuttosto che ascoltare discorsi e a mettere l'una sull'altra per fare solo esercizio intellettuale. Con questi ragazzi, assieme a questi ragazzi, vogliamo fare un percorso diverso, un percorso che li porti all'interno della società a vivere veramente come cristiani e come parte attiva. Vogliamo con loro anche iniziare un percorso che li possa condurre anche, e perché no, nel mondo del lavoro. Adesso le offriamo un dono, un vaso che è stato fatto dai nostri giovani, con una fornace che si sono costruiti, diciamo, in maniera artigianale. È un'attività di questi luoghi, vorremmo promuoverla ulteriormente. Ecco, Rossana. Non è preziosissima, ma sicuramente è fatta da mani che hanno messo sopra tanto, tanto amore per realizzare quest'opera. Ecco, glielo diamo veramente con tanto, tanto affetto. Cittadini, in questo fazzoletto di terra, che è il nostro gioiello per la nobile civiltà romana che ci ha preceduta, le offriamo il dono più ricco, come è stato detto precedentemente, dai nostri giovani. Non solo l'effimero, ma la vera cicatena. Questa è a cicatena, il crescere insieme, il 2000 non ci fa paura, ci fa ben sperare, perché con le istituzioni, con le scuole e con la chiesa, con le parrocchie tutte, questa cicatena può e deve crescere. Ecco perché siamo fiduciosi in loro e loro, credo, sono fiduciosi in noi, tutti insieme verso il 2000. Ecco, continuiamo con un canto e poi vorremmo leggere la parola del Vangelo. Tu, creatore del mondo, tu, che possiedi la vita, tu, sole infinito, Dio amore. Tu, degli uomini base, tu, che abiti il cielo, tu, immenso mistero, Dio amore. Dio amore,
e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l'accompagnavano. Parola del Signore. Grazie di avermi invitato e grazie di permettermi di condividere con voi questo momento di festa. Ho visto con piacere che cantavano anche dei ragazzi, non solo le ragazze. Prima ero rimasto un po' perplesso perché quando mi sono presentati qui per fare vedevo tante ragazze e un solo ragazzo, benedetto tra le donne, bello qua, insomma, o poco, però poi guardando vedevo che muoveva le labbra anche altri ragazzi, poi ho messo, sì, perché questo è uno dei segni, diciamo, della maturità di una comunità, e quando non soltanto le ragazze, le donne, ma anche gli uomini, i ragazzi, i giovani, partecipano con convinzione, con coraggio, perché qualche volta hanno un po' vergogna forse a farsi vedere così. Io ho un po' vergogna a cantare perché non ho una voce che vada bene, insomma, se no canterei anch'io sì, con un po' di coraggio. Ricordo il caro Papa Paolo VI, che era piuttosto stonato, ma diceva sempre bisogna che tutti cantino, bisogna che tutti cantino, però tutti si auguravano che non cantasse troppo forte, perché sennò tirava giù tutto il coro, così partecipavo, così faccio anch'io, non canto molto, però mi fa piacere sentire cantare. Devo dire che quando ero ragazzetto, sono tanti anni fa, avevo una voce, non voglio dire bella, ma certamente limpida, forte, e poi pare che l'ho rovinata cantando troppo, così non ho il periodo della butta, che bisognava un pochettino conservare così, e invece così, almeno ho potuto rompere meno le orecchie del prossimo, così cantando come avrei forse fatto. Mi ha fatto piacere appunto questo, perché bisogna che ci siano la dolcezza, l'iniziativa, il coraggio delle ragazze, ma ci vuole anche la forza, diciamo, il coraggio dei ragazzi, anche poi domani dovranno dar vita gli uni e gli altri a delle nuove famiglie che sono appunto la speranza del futuro, no? Adesso speranza siete voi, ma insomma poi unendo così in famiglie nuove, la vita si prolunga e quindi lascia speranze per il futuro. Io mi sono trovato, scusate perché chiacchiero così, no? Già tanto siamo tra amici, mi sono trovato nel ottobre del 1990, mi sono trovato a New York, c'era un summit, come dicono così, un vertice di capi di Stato e di governo, allora io ero ancora segretario di Stato, un po' agli sgoccioli perché poi in dicembre ho finito, ma i segretari di Stato erano parificati ai capi di governo e quindi ho partecipato anch'io. Andò tutto il mondo, non erano proprio tutti, però un bel numero. E parlavano dei giovani, ero proprio sui giovani. E sono rimasto più che meravigliato, preoccupato del pessimismo che ho notato in questa riunione. Per cui in fondo la soluzione che trovavano era soltanto limitare così che il mondo non cresca troppo, perché sennò poi non abbiamo così forze sufficienti e le ricchezze sufficienti per tirare avanti. E io ho preso la parola come tutti quanti e ho detto sì, dico, io qui sento tante preoccupazioni di un certo genere, posso capire, adesso sono esagerati alcuni, però un qualche motivo, ma non ne ho sentito una che pure dovrebbe essere nella mente di persone responsabili come voi,
noi. E cioè che ci sono delle civiltà che pian pianino minacciano di morire, pian pianino, non da un giorno all'altro. Ad esempio in Italia, l'Italia è uno dei paesi che sta pian pianino quasi estinguendosi, io credo che non ci sarà, sarà una reazione, ma se dovesse andare avanti come va avanti adesso, pian pianino si avvia, allora sarebbe una civiltà così grande, gli antichi romani, voi avete qua i ricordi, è tutta una civiltà anche cristiana, oltre che una grande civiltà umana, e questa preoccupazione non era presente. E credo che sono rimasti un po' così sconcertati, forse non erano molto contenti che fosse ricordato questo, perché tutto lo sforzo sembrava indirizzato a impedire che certe civiltà, ad esempio dell'Africa, dell'Asia, crescessero troppo e quindi affogassero le altre civiltà antiche, ma non c'era la preoccupazione di fare in modo che queste civiltà non si avvino verso l'estinzione. Naturalmente, come dico, non è una questione di anni, neanche di decenni, ma però i fenomeni sociologici universali, così si fanno pian piano, questi micro sismi, così, pian pianino. E allora notavo questo senso di, in fondo, di pessimismo, di così arresa, che si arrendevano lì così. Invece no, sono contento che voi abbiate scelto come tema del vostro incontro questo, che il 2000, cioè il futuro, 2000, tra l'altro pare che il 2000 è già venuto, no? È già venuto perché un bravo monaco, Dionigi il Piccolo, non so se è proprio piccolo, volte, ma se no così si chiama, ha sbagliato i calcoli, insomma ha fatto nascere Gesù qualche anno più tardi di quello che è nato, quindi adesso il 2000. Ma non è il 2000 come tale, non siamo millenaristi, un tempo c'erano il mille, questa, tutta la paura, chissà cosa succede, no, insomma, comunque insomma il 2000, cioè il futuro che poi si deve prolungare nei millenni, insomma, almeno se non c'è un cataclisma che non è prevedibile, grazie a Dio. E allora questo futuro sì, ha tanti problemi e può veramente alcune volte non solo preoccupazione, ma proprio paura, specialmente in certe parti, per certe cose, ma nel complesso, insomma, noi non possiamo affrontarlo con un senso di paura. Non possiamo mettere la testa nel sacco e non vedere i problemi che ci sono, le sfide che bisogna affrontare, i pericoli, questo no, però insomma dobbiamo anche vedere le forze che ci sono per affrontarle. E io credo che sì, ci potranno essere dei punti della civiltà futura del mondo che avranno molto problema di così, ma nel suo complesso l'umanità ha ricevuto un messaggio di salvezza e di ottimismo da Cristo. Cristo ha fatto vedere la sua forza. Se noi pensiamo adesso, circa 2000 anni fa, o meno, insomma così, quando in un fazzoletto di terra, là, la Palestina, questo uomo, figlio di un falegname, lì comincia a predicare, e poi ha il coraggio di dire: andate tutto il mondo, predicate la mia parola a tutte le creature. Si rivolge a una dozzina, poco più, cioè c'erano solo i 12 apostoli, ma soprattutto loro, di gente che non aveva cultura, non aveva, il più colto era uno che faceva i calcoli, perché era il ricevitore di imposte, insomma, un gabelliere, come che era Matteo, no? Ma se no gli altri erano dei pescatori. E dice: conquistate il mondo. Ma dice: questo è matto. Questo è matto, chi è? Difatti il procuratore romano, che poi aveva anche del buon senso, non prendeva troppo sul serio tutto quello che i giudei di allora, non tutti anche lì, facevano contro quest'uomo, e scriveva, dice: un tale Gesù, che alcuni dicono che è morto, altri dicono che invece è ancora vivo. Ecco che cos'era allora. Eppure quel tale Gesù e quel pugno di uomini
hanno rovesciato il mondo. Chiaramente chi poteva immaginare una cosa del genere, insomma, invece pian piano, nonostante lo sforzo dell'impero romano di soffocare questa forza che si è presentata, perché vedevano una minaccia a certo loro, questo voi forse conoscete bene anche l'inglese, all'establishment di allora, quello che era la, nonostante questo, e non è che il cristianesimo, come qualche volta si dice, ha distrutto l'impero romano, non avrebbe fatto una cosa molto bella, sarebbe stata una cosa negativa, ma lo ha trasformato in una nuova civiltà che poi ha conquistato praticamente l'Occidente e adesso deve conquistare anche il resto del mondo. Cosa ha detto? Predicate il Vangelo, cioè predicate quell'annunzio di felicità che io ho portato. L'annuncio di felicità è questo, che voi non siete soli nel mondo, che Dio è con voi. Dio vi vuol bene, Dio vi sta vicino. Da soli naturalmente non potete fare troppo, forse potete fare quasi niente, ma con Dio potete fare molto, potete fare tutto. E questo il senso profondo anche di questo impegno di nuova evangelizzazione, che tutti devono fare, non soltanto i sacerdoti. Certamente i sacerdoti con un'eloquenza come quella di Don Alessandro, non la conoscevo, ha parlato molto bene, non è vero? Sì o no? Sì. Sì. Possiamo dirlo sottovoce così, sì, ha parlato molto bene così. Ma non sono soltanto i sacerdoti, alcune volte sono noiosi i sacerdoti, cioè, cominciano a parlare e non la finiscono più, non si sa dove vanno a finire, ma insomma, pazienza, questo è uno delle... ciascuno è fatto a modo suo, insomma, ma non soltanto loro in ogni modo, anche se siano bravi, bravi oratori, bravi evangelizzatori, ma siamo tutti noi, ecco, voi giovani siete un pugno, perché credo che la gioventù della parrocchia è molto più, sì, è stato detto, basta un po'. Sarebbe bello vederli tutti assieme, ma non sono ancora convinti forse, non sono ancora, e bisogna in un certo senso trascinarli, convincerli, che anche loro sentano la bellezza dello stare insieme, del cantare anche, ma soprattutto dell'avere questi stessi sentimenti e di sentirsi responsabili tutti del futuro, non voglio dire dell'umanità, che forse potrebbe essere, ma è così, che chi è responsabile di una parte dell'umanità è un po' responsabile di tutto, ma intanto guardando, mi ha detto questo fazzoletto di terra, diceva il signore, sì, relativamente è un fazzoletto, ma insomma con tante anime, con tanta gente che vive qui e che ha i suoi problemi, vedere di unire le forze per cercare di risolvere il meglio possibile questi problemi, e allora si vede che è possibile risolverli, sì, possibile risolverli, con coraggio, come dico, senza mettere la testa nel sacco lì così, perché non serve a niente, insomma, non vedere la realtà, ma vederla con occhi giusti, insomma, vedere gli aspetti negativi, ma vedere anche gli aspetti positivi che ci sono, e soprattutto quelli. Voi dovete essere, miei cari amici, ragazzi e ragazze, non posso dire amici e amiche perché amici, ragazzi e ragazze, è così. Voi dovete essere un fermento di ottimismo in fondo. Far vedere che credete, ma credete, non credete per credere, credete perché avete dei motivi per crederlo, che il futuro può essere nostro, nostro, con fatica, non è che si guadagna con niente, bisogna faticare, ma con la fatica e con l'unione soprattutto, con l'unione, questo che fa la forza, così. Io direi che il futuro ormai ce l'ho alle spalle, no, alla mia età. Per consolarmi dico che sono giovane 4 volte, perché prendendo come criterio sui 20 anni, sì, sono proprio 4 volte, con un piccolo residuo così da regalare. Che posso regalare così a chi lo vuole, però
realmente cerco di essere giovane quattro volte, cioè di avere un ottimismo ragionato, voglio dire, non un ottimismo ragionato, quattro volte tanto anche per poterli infondere ai miei amici. Io ho, sì, degli amici giovani, anche se nella mia vita ho dovuto sempre frequentare tante persone anziane, qualche volta un po' noiose, anche qualche volta non tanto facili così, però per fortuna ho avuto, e sono ormai 53 anni, povero me, che ho questi amici, che mi fanno, mi danno tanto aiuto, per con il loro affetto intanto, sono molto affezionati, così, con i loro problemi, perché sì, li condivido con loro, ma quando si riesce a risolverli allora sono contento con loro, insomma, che sono risolti, ma mi aiuti in un altro modo, perché loro sono sempre della stessa età, cambiano tanti anni, io me li vedo sempre davanti sui 17, 18, 19, 20 anni e non mi accorgo che invece i miei anni si accumulano e sto diventando vecchio, me li vedo sempre uguali e quindi ho un po' l'illusione che i miei anni non corrono tanto come invece corrono, così. Ho questi amici, però direi una categoria un po' particolare, hanno più bisogno di essere aiutati che non la possibilità di aiutare, però anche loro possono farlo, voi altri no, voi potete fare veramente tanto. Io credo che dovete essere consapevoli non soltanto del vostro valore, che siete così nel tesoro più grande della società, intanto la società di ACI Catena e delle altre ACI, quante sono? Che si sono? Nove. No, nove lo so, ma più hanno parlato di sei ACI che vogliono. Sei parrocchie. Sei parrocchie, eh? Non sono sei ACI. Della... Nove. Sono nove. ACI. Ma questo l'ho capito che sono nove, adesso dico io che ho parlato di sei. Sono sei parrocchie, non sei ACI. Sei parrocchie. Quante ACI? In queste parrocchie sono tre le ACI. Tre ACI, ecco così. Rendetevi chiari le idee, perciò poi mi confondo e avanti con questi ACI, invece di qua, ACI, di là e poi... Poi si capisce bene. Ieri ho telefonato uno per dargli notizie perché ero un po' preoccupato e dico sono ACI Sant'Antonio, lui ha capito ACI Sant'Antonio, mi dico no ACI Sant'Antonio. Ho dovuto spiegare bene che si trattava di ACI. Non ho potuto spiegare tutta la storia, gli ACI e la leggenda più così bella in fondo. Ecco, adesso ho le idee chiare, sono tre, sono sei parrocchie che comprovano tre delle nove ACI. Bene, ormai questo non me lo dimentico più per tutta la vita, non so quanto sarà lungo, ma insomma, che sia lunga o corta. Ma adesso mi dico grazie, appunto, di trovarci assieme. E una parola sì di fiducia in voi, abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno di voi. Se non siete voi ad assicurare il futuro, tanto di questa parte della società, e in genere giovani il futuro della umanità, certamente non si può essere ottimisti, ma se voi vi impegnate, se voi avete consapevolezza che potete farcela, che non dovete avere paura, perché se siete con Dio, come diceva San Paolo quando si parlava ancora in latino, si Deus pro nobis quis contra nos, se Dio è per noi, chi, che cosa può essere contro Dio? E questa è una grande verità di cui non sempre siamo convinti. Verità di fede che può smuovere le montagne, può cambiare le situazioni. Ecco, forse la mia predica è durata un po' troppo, scusatemi, ad essere. Ho letto da qualche parte, ma non so a che punto la cosa, non so se è soltanto un'idea, una proposta. Lo ricordavo stamattina dicendo la messa lì all'Oasi, che è una proposta, che cioè le prediche, questo non riguarda voi, riguarda noi preti, le prediche come media dovrebbero essere 7 minuti, 8 diciamo, beh, qualche volta 8, ma se si dice 7 poi scivolano presto, e quindi 7. Giorni feriali, non so se c'è l'abitudine di dire qualche parola alle messe feriali, 3, diciamo,
questo proprio è un pensiero. E per le grandi feste 10. Arriviamo a 15? 15, eh. Avete mai fatto i calcoli quanti minuti durano le prediche mie? Qualche volta i miei ragazzi, che sono molto affezionati, ma non hanno tanto rispetto, qualche volta mi fanno così. Allora io capisco il latino, basta, è finito la cosa. Non sempre, perché di solito non sono lungo, ma qualche volta mi è capitato, non so. Tagliano così. Quindi adesso perché ho detto, perché dico così, le prediche le dovete fare anche voi in altro modo, con la vostra vita, la vostra vita, con il vostro convincimento. Basta, se ci sarà ancora qualcosa da dire che mi viene in mente lo dirò dopo, per adesso basta, è finito. Ah, era perché dicevo che forse sono stato troppo lungo, sì, ma non ho visto nessuno addormentato, forse perché siete poco comodi. Una volta mi è capitato di dover fare una conferenza a Vienna in tedesco, quindi già il tedesco è un po' pesante, no? E c'erano due, un cardinale e il ministro lì, che avevano viaggiato tutta la notte in aereo, avevano fatto, però hanno detto no, vediamo molto cortesemente, si sono seduti lì, ho cominciato a parlare, si sono addormentati tutti e due, così, e poi di tanto in tanto si svegliavano, facevano così, erano d'accordo con quello che dicevo, io non sapevo come fare, che una delle esperienze più brutte che ci possano essere, non potevo neanche alzare la voce, perché gli altoparlanti erano in fondo, quindi loro non gli faceva niente, invece voi no, visto che siete attenti, bravi. Però se continuo ancora un po' vi addormentate tutti quanti, allora è meglio che finisca. Che cosa lo ha spinto a scegliere? Tra le donne. Sì, sì. Che cosa lo ha spinto a scegliere la vita sacerdotale che fra l'altro l'ha portata ad evidenti risultati pastorali? C'è una risposta in fondo o volta una volta? Ogni domanda. Vediamo se funziona però, Funziona il microfono, sentite voi? Dunque, io potrei dire in risposta che sono nato con la vocazione a fare il sacerdote, che ero piccolo così, e sono scappati quelli che erano qua davanti. No, c'erano due o tre che accumulavano sassi. Sì. Ero grande così. Mi chiedevano che cosa fai da grande, io dicevo il prete. Notate, io ero in una famiglia in cui, una famiglia cristiana come la vostra, insomma, e avevamo due zii sacerdoti, quindi si può spiegare anche, però avevo un fratello più alto di me, 4 anni di più, il primo, che mia mamma sognava proprio che facesse il sacerdote, e lui gli diceva se mi metti in seminario salto giù dalla finestra. Quindi era lo stesso ambiente mio, eppure lui la vocazione non la sentiva, bravo giovane, poi è diventato così padre di famiglia, era laureato, cristiano, però non aveva la vocazione, invece io l'avevo fin da piccolo così. E sono entrato in seminario, allora c'erano i seminari minori, e quello dove sono entrato io aveva anche le due ultime classi elementari. Io volevo entrare che non avevo ancora compiuto 8 anni. Il rettore ha detto, ma guarda che questo non è un asilo infantile, cioè allora niente, non mi hanno... E io a piangere, fino all'anno seguente, quando non avevo ancora 9 anni, e sono entrato, quindi tutta una serie di anni di studio, come ci vogliono, in ginnasio, in liceo, poi teologia, e qualche volta i ragazzi, i miei ragazzi, così, nel senso che mi domanda il padre, ma se doveste ricominciare fareste ancora il prete? E io sinceramente dico sì, perché ho avuto, a parte il resto,
ho avuto tante soddisfazioni, tante consolazioni, ma non nel senso di aver fatto così una certa carriera, diciamo, di essere arrivato, no, no, ma per la gente che ho incontrato, soprattutto i giovani, mi hanno riempito, mi riempiono la vita di tanto calore, di tanto affetto, così che credo non l'avrei potuto trovare da nessun'altra parte, ma certamente l'affetto, il calore che voi avete il diritto, quasi quasi il dovere di trovare in una famiglia, marito, moglie, i figli, questo calore è un altro calore, d'accordo? Però il calore che per un sacerdote, così queste persone con le quali vive, specialmente con giovani, è un calore talmente grande. Io penso che quando mi dicono grazie padre, e dico no, 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 sinceramente sono io che devo dirvi grazie perché veramente quello che mi danno. E allora ecco, io non ho avuto un problema perché mi sono voluto fare sacerdote, no? Anzi, man mano che gli anni crescevano, mi convincevo sempre più che questa era la mia strada. Il Signore naturalmente mi ha chiamato a questo, e che forse non avrei potuto fare altro. Beh sì, mi dicono che avrei potuto fare l'avvocato, il professore, il diplomatico, il politico, ma certo come possibilità ci sarebbe stato, perché. Ma credo che non sarei stato in grado di sentirmi, come si dice, realizzato, come mi sono sentito. Soddisfatto? Questa domanda da 100.000, questo. Avanti, la seconda. Vediamo la prossima. Allora, poco fa abbiamo parlato di denaro, quindi diciamo che uno dei problemi che affligge di più i giovani in questo periodo è il lavoro. Infatti la domanda che volevo farle è se lei ritiene giusto che la Chiesa come comunità parrocchiale si impegni più direttamente con le risorse umane di cui dispone per dare un'organizzazione più concreta, per il lavoro, per quanto riguarda il lavoro di noi giovani. Io credo che senz'altro, per quanto la cosa è possibile, è anche doverosa, è veramente un dovere. Questa è una delle sfide. Io ho dovuto occuparmi, mi scuso di parlare così, no, di problemi più che altro politici, non politica di partito, ma politica della pace, il disarmo, ad esempio. Sì, io sono stato 2 volte all'ONU per portare all'Assemblea Generale i messaggi del Paolo VI e del Papa attuale per il disarmo, e poi questa è la pace, la cooperazione. Sono stato anche a una conferenza che forse avete sentito nominare, forse, che è stata lì ad Helsinki per la cooperazione in Europa, sicurezza e cooperazione. Quindi ho dovuto occuparmi di problemi di carattere politico. Adesso che sono in riposo, insomma, per modo di dire, non riposo molto, ma sono in pensione, ecco, sono fuori servizio. Adesso cerco di occuparmi, sento l'interesse di occuparmi l'altro problema appunto dello sviluppo economico e del lavoro. Io sono convinto, e l'ho detto in varie circostanze, che quello che è stato il pericolo più grande per l'umanità tutta intera, che era e che è purtroppo ancora l'arma nucleare, l'arma atomica, la bomba atomica, lo è ancora perché, si dice, una volta inventata l'arma atomica non può più essere disinventata, ed è relativamente facile costruirla, ci vuole soltanto il buon senso di chi è dei responsabili per non adoperarla, insomma. E il buon senso è anche abbastanza facile, perché adoperarla non è come per le altre armi uccidere un altro, ma uccidere insieme anche se stesso, questo è quindi. Ma quello che era e continua ad essere in certa misura il pericolo per la sicurezza del mondo è sostituito oggi dalla bomba della disoccupazione. Qui in Italia in genere, in Europa, nel mondo. E se l'umanità non ha la saggezza, non solo la buona volontà, perché la buona volontà ci vuole,
ma non è sufficiente. Ci vuole la saggezza di studiare le strade giuste, efficaci, per risolvere questo problema, magari non al 100% perché non si può farsi illusioni, ma almeno risolverlo sostanzialmente. E allora sì, il futuro dell'umanità sarebbe continuamente sotto questa minaccia, perché adesso noi vediamo ad esempio il fenomeno dell'Albania. L'Albania è un paese abbastanza vicino a noi, 50 chilometri no, o miglia, no, chilometri di mare, credo che da Otranto, nelle giornate un po' serene, possano vedere la sponda albanese come qui da voi vedete la Calabria, così. Quindi, e allora vediamo questa spinta. E gente, ci sono anche quelli magari che cercano di pescare nel torbido, come si suol dire, no? Allora con la droga, cioè, fare dei soldi, sì. Però la più gran parte, non è, magari poi è trascinata, la più gran parte ha bisogno di lavorare, perché non hanno fame, vogliono miseria. Io ho alcuni ragazzi lì a Roma, albanesi, che sono un po' come gli altri, vabbè, il carattere magari un po' più aspro, ma insomma sono ragazzi affezionatissimi anche loro. Domani questa spinta che noi sentiamo dall'Albania verso l'Italia può venire dall'Asia verso l'Europa nel suo insieme. C'è una persona che almeno a molti è conosciuto, che è l'Abbé Pierre. L'Abbé Pierre è un frate francese che è fondatore della comunità Emmaus per dare delle case ai senza tetto, eccetera, una persona. Volevano proporlo per il premio Nobel, così come Madre Teresa, poi per certi motivi non è stato fatto, e lui scriveva anni fa, dice come al tempo dell'impero romano nel 430-450 la pressione dei barbari, cioè dei nuovi popoli che venivano, si affacciavano dall'est e che hanno poi provocato la caduta, così sarà per l'Occidente, forse un po' esagerato, ma faceva riflettere. Allora, questo per tornare, realmente questo problema è, a mio avviso, il problema del futuro. Finora non si è trovata una soluzione. È possibile trovarla? Io sono convinto di sì. Una soluzione che non è al 100%, ma una soluzione che anche arrivasse all'80%, voglio dire, già sarebbe sopportabile. E ci vuole buona volontà, ma soprattutto ci vuole saggezza, sapienza e unione di sforzi. Ciò io, nonostante i tanti difetti che ha questa organizzazione mondiale, la ONU, la FAO, hanno tanti difetti. Uno dei difetti più grandi è che si fanno delle grandi chiacchiere. Io ho assistito a varie riunioni dell'ONU, io mio, ciascuno si sente autorizzato a fare dei grandi discorsi, quindi questo è un difetto ancora sopportabile, ma io penso che quelli devono veramente fare loro, unire gli sforzi di tutto il mondo, ma per arrivare, o ritornare meglio alla domanda, che è da 500 o da 1 milione, questo come difficoltà, voglio dire, difficoltà pratica, senza dubbio se una comunità parrocchiale o un insieme di comunità parrocchiali hanno possibilità di dare una qualche soluzione, un qualche aiuto concreto, io credo che non solo è una cosa bella, ma direi che è cristianamente doverosa, umanamente cristianamente doverosa. Quindi coraggio è anche la comunità vostra, così, di fare quello che è possibile. Voi qui avete, penso io, delle prospettive, di possibilità con il turismo. Avete uno dei posti più belli del mondo, io penso, senza esagerare. Io
stamattina guardavo lì da Aci Castello, poi veramente è una cosa meravigliosa, e poi evidentemente non so se poi è andata a Taormina, da tanti altri posti che ci sono qui. E evidentemente questo è una risorsa, perché il turismo, che è in fondo aprire i propri tesori di bellezza al mondo, è una cosa buona, è un atto di generosità, che però può essere ben ripagato appunto anche sul piano dell'occupazione. Questo esige infrastrutture, esige preparare, insomma, queste sono molte le autorità pubbliche che devono fare, ma ecco, lì c'è una prospettiva concreta che va riconosciuta e incoraggiata. Grazie al cardinale, perché a domande da 100.000 lire ci dà risposte di valore molto più alto. Sì, voi potete darmi soldi di carta così. Bene, c'era là, voi siete troppo giovani, il corrierino della sera, no, il corrierino, che il c'era il signor Bonaventura che dava là 1 milione per questo scritto, non costa niente. Non costa nulla, e invece costa, veramente per noi queste risposte sono, dal punto di vista, ecco, del sostegno, sono veramente importanti. I giovani di Aci Catena hanno bisogno veramente di essere incoraggiati. E anche questi momenti riteniamo sono fondamentali per la loro crescita. Ecco, in questo momento pensiamo che tutti stiamo crescendo, abbiamo messo un tassello in più nella nostra formazione. Adesso continuiamo con un canto. Piccolo intervento, è fuori programma, però ecco, questo ragazzo che fa un'attività speciale ci tiene tanto a dire questa cosa, vuole sapere, vuole un consiglio. Noi conosciamo l'impegno del cardinale Casaroli in questo campo e quindi non possiamo fare a meno di chiedere, e allora chiediamo. Eminenza, buonasera. Ringraziandola della sua parola di fiducia e di incoraggiamento, vorrei affidarle una preghiera e porle appunto una domanda. Lei questa sera ha davanti il meglio della società, cioè ha una realtà che sono i giovani dotati di buona volontà
e sani principi morali. Però purtroppo la nostra terra offre anche un'altra realtà purtroppo negativa. Nella professione da me esercitata mi occupo di prevenzione e recupero della devianza e disagio minorile. Purtroppo secondo le ultime statistiche dell'Istat questo fenomeno qui a Catania è in spaventoso aumento. Ecco, affido a lei, nella mia persona, tutti noi operatori e educatori professionali minorili, affinché possiamo aiutare questi giovani che veramente sono sfiduciati, demotivati e rattristati. Ora, a prescindere da quello che dovrebbe offrire un po' le varie istituzioni, anche la stessa Chiesa, la domanda, come lei, dopo tanti anni di vita sacerdotale, come presenterebbe a questi tipi di ragazzi la persona di Cristo? Perché loro sono la pecorella smarrita del Vangelo, no? Come presenterebbe la persona di Cristo, la figura di Cristo? Grazie. Dunque, come presenterei? La domanda potresti cambiarla, come la presenta? Perché io già tento di farlo. Sì, ringrazio della domanda perché si tocca una delle fibre un po' più sensibili del mio vecchio cuore, però erano sensibili anche 50 anni fa, quindi quando non era così vecchio questo cuore. E sono appunto il mio affetto, quel tanto di impegno che ho potuto mettere, che posso mettere, per un certo settore di giovani, che sono ragazzi, anche ragazze, per quanto ragazze lì almeno a Roma sono un po' meno come numero, ci sono sì un certo numero, ma un carattere un po' speciale, sono soprattutto delle zingarelle che così hanno la mano un po' lesta, diciamo, così, tanto per intenderci, cioè, così. Ma invece i ragazzi è un quadro molto più vasto, così, di devianza, come si suol dire. E io sono un po', come dire, sì, devo stare attento di essere oggettivo, perché sono portato ad essere un po' parziale, perché li voglio troppo bene a questi ragazzi, io voglio bene a loro, lo voglio bene a me, quindi qualche volta posso giudicare in un modo non completamente oggettivo. Qualche volta mi dicono, ma padre, ma per quale motivo si occupa di questi ragazzi? Ce ne sono tanti bravi che hanno bisogno. E dico, questo sì, non vorrei togliere niente ai ragazzi più buoni, più normali, che hanno i loro problemi, le loro necessità, e quindi mi auguro che molta gente si occupi di loro. E io non dico che ho scelto, ma proprio mi sono sentito subito portato verso questi ragazzi, perché vedo che hanno non solo dei bisogni particolari, delle necessità che è particolarmente difficile andargli incontro, ma anche perché hanno un certo diritto, adesso non per scusare ad ogni costo e dire sono vittime più che colpevoli, sì, molte volte sono proprio vittime della famiglia che non hanno avuto, che invece di aiutarli, no? Vittime dell'ambiente in cui vivono, ad esempio lì a Roma, soprattutto le borgate, così, molto povere, molto disorganizzate da un punto di vista sociale, un insieme di cose, per cui veramente se si va a misurare la colpevolezza, almeno all'inizio, si può essere veramente indulgenti nei loro riguardi. Questa è una scusa, però, che poi si dice allora continuate pure, ad esempio avete bisogno e avete rubato, continuate a rubare, oppure avete fatto qualche, continuate ancora no. Bisogna invece trovare delle soluzioni, ma bisogna appunto capire quali sono le cause di questa devianza per cercare di correggere non tanto le manifestazioni che sono conseguenze, ma piuttosto quelle che sono cause. Presentare la figura di Gesù non è sempre facile, perché? Perché in genere, sarà così anche qua io immagino, c'è intanto una componente di ignoranza, nel senso
mancanza di scolarità, mancanza di istruzione, e quindi c'è un terreno già un po' difficile, che anche se qui in Italia in genere, credo che qui in Sicilia ancora più che altrove, l'humus cristiano è talmente profondo che insomma anche questi sono cresciuti in un'atmosfera cristiana, hanno respirato cose del cristianesimo, però respirato un po' superficialmente, non hanno avuto una preparazione come grazie a Dio credo che avete avuto voi, come grazie a Dio ho avuto anch'io, e sono loro non l'hanno avuto, e da loro bisogna ricominciare un poco dalle fondamenta. E, ad esempio, domenica prossima io penso che là nel carcere dove vado i ragazzi avrò alcune cresime, alcune prime comunioni. Ecco, i ragazzi che arrivano lì a una certa età non hanno fatto la cresima, hanno fatto la prima comunione, ma non sono stati preparati neanche. E abbiamo un magnifico cappellano che cerca appunto di fare, con l'aiuto anche di collaboratori, di fare questa preparazione, ma si vede che proprio bisogna costruire quasi dal niente. Allora io, meno per quello che dipende da me, cerco di far conoscere la figura di Gesù come quella di un amico, cioè di qualcuno che capisce, non tanto quindi il giudice, che loro i giudici li conoscono e non gli vogliono molto bene, devo dire, perché i giudici di solito dicono a Roma li mazzolano, cioè gli danno dei colpi, il loro mestiere, il loro dovere, anzi direi, non tanto il giudice, ma l'amico. L'amico che li capisce, che comprende, però lì Gesù, coraggio ragazzi, non addormentarti lì, non lasciarti andare, perché sennò sei fritto, no? Non si suol dire, sennò sei rovinato, cercati. E questa forma di presentazione ritengo che è quella più accessibile alla loro intelligenza attraverso il loro cuore, cioè prima incominciano a vedere in Gesù una figura storica, simpatica, buona, così amabile, e attraverso questo riescono in qualche modo anche con la intelligenza a capire l'importanza di essere in amicizia con Gesù, di pregarlo, Gesù, la Madonna. Poi io sono un po', mi dicono alcuni, un po' minimalista, perché mi dicono cosa sta lì a perdere il tempo, quando questi ragazzi escono dal carcere non mettono più piede in chiesa. Purtroppo può essere anche vero, così l'ambiente, vengono risucchiati da questo ambiente, hanno vergogna, hanno, ricordo uno di questi, un ragazzone atletico, diciamo, che è andato il giorno di Pasqua a una chiesa di una borgata, ma non la chiesa parrocchiale, sembra una chiesa un po' più piccola, erano tutte donne, e donne dai 40 in su, ecco, e lui era l'unico uomo che avrà avuto 18 anni, 19, e tutti lo guardavano, lui una vergogna, dice, padre, perché è una vergogna? Tu dico, tu hai fatto una predica che io non sarei mai stato capace di fare, perché questa gente che ha visto un ragazzo che non era malaticcio, non era handicappato, che va lì perché in carrozzella con i mamma, così per andare in chiesa, dico, tu hai fatto una predica, quindi è vero che non mi posso fare illusioni che dopo, però si semina e qualche volta si raccoglie. Mi ricordo uno di questi ragazzi, mai cresciuto, bravo, aveva fatto il servizio militare, e lì aveva avuto, non so, una malattia, ha avuto una, come diciamo, un indennizzo, e con questo indennizzo gli è saltato in mente di comprarsi una bella motocicletta. Va in motocicletta, sbuca un altro ragazzo in bicicletta, insomma, per farla breve, è morto lui sul colpo perché ha battuto. Morto, ma mi ha avuto. La prima cosa che ha fatto è di dire che mi chiamassero, che mi cercassero. Cioè l'idea che in quel momento di trovare qualcuno che lo mettesse d'accordo con Gesù, con Dio, questo grande significato.
peccato, e poi si semina, un altro lo incontro per la strada, dice, oh padre, come state? Va bene, così, che sa, dice, io a Cristo ci credo, ma i preti no. Vabbè, dico, allora neanche, no, no, a voi, ah, dico, meno male che se ne salva uno, di così, insomma. E dice, così, poi cosa fai? Perché prima era un po', faceva, rubava, cioè. Ma dice, mi sono messo a posto, adesso lavoro, sono fidanzato. E dice, sapete cosa mi ha fatto cambiare la testa così? Una parola che avete detto voi in una predica. Dice, io ci vorrei così poco volentieri, cioè questo qui continua la domenica, non so. Queste. Però dice, una volta avete detto una cosa, ha ragione. Dice, sì. Dico, che cosa ha detto, che così lo ripeto, non me lo ricordo più, dice. Aveva avuto i suoi frutti, ma non ricordava più qual era la parola, la considerazione che avevo fatto. Quindi si semina e poi bisogna proprio avere fiducia nel vero agricoltore, ecco, padre che semina. Ma quando si riesce a dare a loro così questa idea di Gesù, quello che è il centro della vita cristiana, come di un amico, di una persona simpatica, di una persona cui si può voler bene, che è già un passo avanti. Sì, qualcuno dice, ma questo è sentimentalismo. In una certa misura sì, appunto perché la loro intelligenza non è un'intelligenza così coltivata, così abituata ai ragionamenti, alle discussioni, anche se, devo dire, come dappertutto, come tra di voi, ma alle volte non sono colti, non sono istruiti, ma come intelligenza ne hanno da vendere, qualche volta hanno intelligenza superiore ad altri, che mi fanno delle domande che sono quelle che si sono fatte i più grandi filosofi, qualche volta senza saper rispondere o rispondendo male, pongono proprio dei problemi essenziali, così, perché l'intelligenza l'hanno, però non sono così coltivati e quindi hanno bisogna insomma arrivare a quel che si può. Io insisto tanto sulla devozione alla Madonna, perché credo che veramente a loro è mancato per delle volte, non sempre, il vero affetto materno e paterno. È una mancanza che incide profondamente, veramente è disastrosa per la psicologia di un ragazzo, per tutta la vita. Allora così si idea della Madonna e qualche volta dice, padre, quante Madonne ci sono? Dico, beh, una, dice, io ne conosco almeno tre. Beh, sì, diciamo, c'è la Madonna del Divino Amore, o la Madonna, cioè, secondo i vari posti, allora far capire che la Madonna è una, insomma, che non è tanto. Però questo secondo me è una strada anche per far conoscere Gesù, che è la mamma di Gesù. In Messico c'è la Madonna di Guadalupe, avete mai sentito nominare? È la devozione nazionale dei messicani. Madonna di Guadalupe, secondo la tradizione, un indio che scendeva dal Tepeyac si fa lì, e ha visto lì la Madonna che gli ha dato un poncio, no? Come portano loro questi mantelli, con sulla sua immagine, che è una delle cose più, questi misteri, perché negli occhi c'è riflesso del Messico, adesso non saprei neanche spiegare bene, è difficile spiegare con un pittore, comunque insomma, loro hanno tanta devozione, ma c'è il pericolo che poi una devozione diventa un po' una, come dire, sì, una, come si può dire, superstizione, insomma, è la Madonna di là, la Madonna di Guadalupe, e c'era un bambino, e dico, chi è la Madonna di Guadalupe, che cos'è? Cioè, è la madre di Dio, è la madre di Dio, dico bene, e le altre, sono su zia, sono le sue zie, dice le altre Madonne, le zie. E allora lì, a spiegare a questo vicino, bambino che evidentemente voleva bene, dico, la Madonna di Guadalupe, dire che insomma è quella, e sono stato
nell'81 mi pare, sono stato mandato dal Papa, quando si dice un legato pontificio così a Messico, per i 450 anni dell'apparizione della Madonna. E allora la mia omelia, la mia predica, l'ho incentrata su questo, che è bene che concepire o rappresentare la Madonna, che loro dicono, sì, c'è anche il canto, dice, no, però erano messicani, gli occhi e la pelle, comunque si capisce che un figlio voglia rappresentare la mamma con i propri segni, questo è giusto, però di non farne appunto un idolo messicano in confronto delle altre Madonne, no? Non so se è stato molto capito, molto apprezzato, comunque io avevo fatto del mio meglio, ma questa domanda è molto molto importante, perché per dare a ragazzi così che per un insieme di circostanze sono su una strada sbagliata e che sono una minaccia per la società, che poi diventano grandi. Quel male che hanno fatto da piccoli lo ripetono ingrandito, cercare di ma adesso parlando di loro, perché io voglio bene, ecco, quindi capisco che qualche volta sono un po' troppo indulgente nei loro confronti, ma credo che almeno io posso essere indulgente, perché poi ci pensano i giudici e i poliziotti. Non essere tanto indulgenti con loro lo so. E poi hanno delle mentalità, dicevo stamattina Don Alessandro mi pare, no? Un ragazzo lì di un centro di Roma, lì molto famoso, nel Campo dei Fiori, un po' abituato a vivere, mi diceva: padre, io sono tanto devoto della Madonna del Divino Amore, che è un santuario lì fuori Roma, tutti gli anni vado a piedi. Poi si ferma, dice: quanto ci ho rubato. Da là faceva le sue devozioni, poi vedeva tanto ben di Dio, la gente aveva lì il portafoglio di qua, allora non sapeva più esistere. Questo appunto bisogna cercare di contrastare queste forme di devozione, è molto meglio che non vada in pellegrinaggio, però se non rubava là andava a rubare da un'altra parte, insomma, quindi bisogna piuttosto orientarlo verso quest'idea che bisogna cercare di lavorare, di faticare magari, ma non... è tutto un lavoro che non è sempre facile, perché ha bisogno dell'insieme di aiuti che vengono poi dalla società, dove queste volte non ci sono. E più adesso, il nuovo codice, dico nuovo, ma sono ormai 6 anni o più, non mi ricordo, giustamente cerca di limitare il più possibile il soggiorno in carcere, per tutti, specialmente per me, ed è giusto che in carcere non vengono educati, dico così. Ma di trovare uno schienale, dico così, se no, poveretto. Dunque, è giusto, però se non c'è poi qualche cosa che supplisce in modo efficace il carcere, vediamo, gente che esce, ripete quello che faceva prima, torna in carcere, quindi è tutto. Sì, comunque sicuramente una parola di incoraggiamento. Sono solidale con quelli che si occupano per questi ragazzi, che io considero in modo speciale i miei ragazzi, che gli altri sono. Tutti. Ringraziamo il cardinale. Tanto bene. Lo ringraziamo pure per averci ricordato la mamma, la Madonna, ma io vorrei ricordare anche tutte le mamme che sono qua, oggi è la festa della mamma, e quindi facciamo un applauso a tutte le mamme che sono qua. Continuiamo la nostra festa con i 2 canti che abbiamo preparato per la conclusione. Imbrogli e mali, ma dove sono finiti i veri grandi ideali? È vero, il mondo oggi si dipinge a tinte scure. Si saltano gli equivoci, le scene crude ed
colpiglia usa e però mi si permetta, non è questa la sola umanità. Per mettere sull'altra gente. Conosco un'altra umanità, quella che non sa rubare per avere, ma sarà contenta di guadagnare il pane con il suo sudore. Ragazzi hanno preparato per questa loro festa, il 2000 non ci fa paura, tutti assieme. Io invito tutti quanti, anche i genitori, gli adulti, tutti quelli che sono qua, avvicinatevi qua, tutti venite qua vicino, più vicini, ecco, tutti quanti, anche quelli che stanno laggiù. Facciamo tutti festa con questo nostro canto. Questo nostro canto. Veramente ne siamo convinti, il 2000 non ci fa paura. A me sì. Yeah.